horizontale e pyllit vertikal, ku ne planifikojmë të ndërtojmë një pyll I cili në vitet e ardhshme do të jetë, le të themi, muri I gjelbër I Tiranës. E nëse qytetet e vjetra rrethoheshin nga muri I gurt, që në një farë mënyrë ndalonte penetrimin të armiqve apo të kundërshtarëve të qytetit, sot muri I gjelbër në fakt është një mënyrë se si oksigjenohet, por edhe si vetë përmbahet qyteti nga shpërndarja. 1 milion banor mund të akomodohen duke I hedhur sizaret në një fush bujqësore, ku në fakt kemi kontaminuar pjesën më të madhe të territorit bujqësor rreth Tiranës, ose me një plan të kujdesshëm ne mund të kufizohemi nga një zonë gjelbër dhe të sigurohemi që densiteti në qytet maksimizohet për të pasur sa më shumë akses në kopshte, në shkolla, në çerdhe, vetëm disa qindra metra nga një zonë e banuar dhe duke shfrytzuar transportin publik që ne kemi sot, që është kryesisht I bazuar në autobus. Ka shumë njerëz cilët pyesin me të vërtetë, po si ka mundësi profesor Boeri bëri këtë projekt edhe Bashkia e Tiranës dhe gjithë kjo frymë inovatore, ku është metroja e Tiranës? Unë besoj që kemi nevojë për plane realiste. Edhe besoj që duhet largohemi nga populizmi që premton gjëra që ne nuk I mban dot. Shqipëria as ka qenë një vend kolonizator që të ketë rrëmbyer të gjithë arin edhe diamantet e Afrikës, me të cilën mund të bëj gjëra që ndoshta shumë vende në Europë kanë bërë me këtë akses edhe ekses pasurie që kanë pasur. Ne jemi një vend modest. Në Shqip I themi, shtri këmbët sa ke organin, nuk e di se do e përkthejmë për kthyesit thënë italisht, por parimi ishte të kemi një plan realist që mund të fillojë të implementohet që sot. Kostoja 1 kilometri metro në Europë sot është midis 250 dhe 300 milion euro. Nëse ndërtojnë kinezët, është midis 170 dhe 190 milion euro për kilometër. Do të thotë pak a shumë 3 herë buxheti I Tiranës. Do të thotë 3 vite Tirana mos bënte asgjë tjetër, as pastronte, as shkolla, as kopshta, as çerdhe, as rrugë, as ndriçim, as gjelbrim për të bërë 1 kilometër metro. Ndaj dhe besoj kemi sot një plan realist për kushtet ekonomike të Shqipërisë dhe Tiranës, po sigurisht jashtëzakonisht avangard për sa I përket çfarë kemi pasur deri tani në Tiranë edhe çfarë kemi implementuar deri tani në Tiranë. I kemi dhënë një fokus shumë të veçantë mobilitetit. Ky vit do të hyjë në histori si viti I parë pas tranzicionit, ku kemi më shumë njerëz që përdorin transportin publik sesa transportin privat. Kur njerëzit thonë cili është vizioni për Tiranën, unë them vizioni im nuk është që çdo njeri I varfër një ditë pasurohet për të bler makinë. Vizioni im është që çdo njeri I pasur një ditë tundohet dhe të hipin autobus, sepse besoj që e ardhmja është tek transporti publik, sidomos kur paguajmë çmimin e të jetuar në një qytet me 1 milion banor që ishte planifikuar për 200.000 dhe me një qytet që në vitin 91 kishte 17 makina të byros politike dhe të ushtrisë dhe sot ka 170.000 makina në të njëjtin territor të Tiranës urbane që është vetëm 42 kilometra katror. Kjo është arsyeja pse në plan kemi planifikuar dy unaza të tjera, unazën e dytë dhe të katërt, pra është unaza e vogël që kemi hapur sot, unaza e mesme, unaza klasike e Tiranës, unaza e madhe që po ndërtohet me disa segmente dhe në mes të këtyre e dyta dhe e katërt do të jenë të dedikuara si korridore vetëm për transportin publik, për transportin pedonal dhe për transportin e biçikletave. Sot hapësirat pedonale në Tiranë janë shumë fishuar. Ky është një vend I bekuar me 300 ditë diell. Dhe sigurisht ne ndoshta nuk kemi arkitekturën që ka sheshi kryesor në Firenze apo Piazza Bra në Verona, por un prap besoj tek ajo që thotë profesor Boeri. Kur ishim sot me kolegun Ardela në mes sheshit Skënderbej, pamja është magjike. Në asnjë vend botës ti nuk gjen një kartolin ku të jetë bashkë edhe struktura otomane, edhe struktura ultramoderne si Hotel Plaza, edhe struktura fashiste, edhe struktura sovjetike dhe kineze, të gjitha në të njëjtën kartoli dhe të njëjtën fushpame. Ndaj do besoj që dhe marrëveshja e fundit që bëmë me Universitetin e Harvardit, ku praktikant ose studentët do të vinë të bëjnë diplomat e tyre master në qytetin e Tiranës, I dedikohet këti ekosistemi arkitekturor që Tirana është bekuar, dhe unë besoj që ideja një muzeu mobil si Tirana është unike, dhe kjo është diçka që ne e shohim si një nga pikat tona më të forta. Ndaj dhe do të vazhdojmë të investojmë në më shumë hapësira pedonale, sheshi Skënderbej, kur të hapet në qershor, do të jetë hapësira pedonale më e madhe në Europën lindore. Dhe ajo që po bisedoni me kolegët kryetar bashkie, fati qyteteve si Tirana, duke qenë se ka ngelur mbrapa në zhvillim, është që menjëherë të kapin fundin e modernizimit dhe mos kalojnë në të gjitha etapat. Nuk ka nevojë që Tirana të instalonte të gjithë parkimetrat me xhetona,
Ndërkohë që thjesht mund të kaloj direkt tek pagesa me celular, që është eksaktësisht çfarë po bëjmë sot, dhe i tregova kolegëve se si në Tiranë çdo pagesë e parkingu në fakt është e lidhur me fondin ton të pyllit orbital. Dhe çdo qindarë që vjen nga parkimi nuk është pagesë për parkimin, sesa është një kontribut që ti jep teksa përdor makinën për të mbjellë më shumë pen, edhe për të pasur 2 milion pen të mbjella në Tiranë brenda vitit 2030. Në fund fare, unë besoj që ajo që është e rëndësishme është se si jo vetëm të ndryshojmë infrastrukturën, që është gjëja më e thjeshtë, është si ndryshojmë kulturën. Arsyeja pse unë e çmoj shumë universitetin zonja Këshillit Mirë është sepse bën në këto aula dhe në këto klasa ndryshimin e kulturës ashtu siç bashkia bën ndryshimin e infrastrukturës. Tani, kjo e para është pak më e vështirë. Infrastruktura është më e lehtë. Po shikonim sot, u mboll një pemë keq, punë e madhe. E heq, mbjelli tjetër. U vu një pllak gabim, s'ka gjë, e shkul mbjelli tjetër. U dosh një poçë e zvendçon. Pyetja është që një njeri nuk e prodhon dot dy herë. Dhe kur një njeri vjen të arsimohet, ka vetëm një shans që t'ia qollosh në shenjë. Se ndryshe nuk e ke mundësinë ti thuash, "Oh, kjo gjenerat dështoi, s'ka gjë, ta rikthejmë edhe një herë mbrapsht edhe 4 vjet." Edhe t'i japim një shans tjetër, kjo nuk ndodh. Ndaj dhe besoj që puna juaj është shumë e çmuar, edhe në planin urbanistik nuk kemi qenë vetëm të vëmendshëm për infrastrukturë, por edhe për pjesën e shkollave. Kemi planifikuar ndërtimin e 20 shkollave të reja në Tiranë, 3 tashmë kanë filluar, 17 janë në proces dhe për herë të parë kemi bërë një simulim kompjuterik me softet arkitekturës se ku është vendi ideal për të pasur një shkollë që i plotëson të gjitha kushtet, që është 500 metra maksimumi në distancë nga vendi ku është vendbanimi një studenti ose një nxënës ose një prindi që ka mjaftueshëm kapacitet për të planifikuar rritjen demografike të Tiranës, sepse ndër vite kemi pasur drejtues në njësitë vendore rreth Tiranës që kanë menduar vetëm për leje ndërtimi, duke lënë zero hapësirë për rekreacion, për le të themi sheshet dhe agorat e këtyre lagjeve, dhe sidomos për shkollat, për kopshtet edhe për çertet. Mua mund të më lini të flas pafundësisht, jam aq entuziast për atë që po ndodh në Tiranë, megjithatë e kuptoj që kur flet midis një takimi kaq të rëndësishëm edhe drekës, duhet të jesh çik i limituar. Kështu që ju falenderoj shumë për ftesën, ju uroj shumë sukses. Molte grazie, signor Sindaco, anche in particolare per le parole dedicate a questa università, davvero grazie. Professor Boeri, a lei la parola. Grazie mille. Innanzitutto vi ringrazio di averci permesso di presentare oggi questa visione sul futuro di Tirana. Devo dire che quando mi chiedono qual è stata l'esperienza a Tirana, la mia prima risposta è che personalmente, ma credo che anche i miei colleghi Francesca Cisabianchi, Andrea Sfaoro di Ullab che sono qui, sarebbero d'accordo, è che abbiamo imparato moltissimo. Si impara molto soprattutto quando si lavora in realtà dinamiche, in realtà dove c'è una classe politica giovane che ha una visione internazionale del mondo e che ha una grande attenzione ai bisogni, alle domande, alle esigenze dei cittadini. E così è stata l'esperienza fatta per Tirana. È un'esperienza che ci ha davvero insegnato molto sul modo con cui si possono oggi progettare le città. Ho bisogno solo di... Sapete come fare per cambiare le slide? Ok. In realtà siamo partiti, come diceva il sindaco, da una visione generale e questo è un omaggio insieme all'Italia, è un omaggio al senso del fare città, al sentirsi città. Mi piace molto citare come un esempio. Questo è il fatto Lorenzetti per Siena, che è un'immagine, come dire, secondo me. È un'immagine che racconta di una città che era ancora in quei tempi separata. Che raccontava di un buon governo della città e della campagna. Siamo partiti da questa immagine per dire che Tirana deve oggi pensare a un nuovo rapporto con il suo territorio,
in un momento in cui diventa una città metropolitana, perché come sapete il piano del territorio è un piano che prevede una città. Ok, comunque possiamo immaginare un futuro anche dal punto di vista delle infrastrutture molto differenti. Quello che abbiamo fatto è stato di soprattutto ragionare su tre grandi modi di pensare al futuro. Il primo modo è principio prima, che sia comunicabile a tutti i cittadini, che dia un'idea della carta d'identità del futuro di Milano, una visione sintetica che racconti come vogliamo, proponiamo che sia la Tirana dei prossimi decenni. Secondo elemento è fissare alcune regole, non tante, ma in una competizione per essere una città con una qualità della vita e una qualità dell'ambiente migliore. E il terzo aspetto su cui abbiamo invece molto ancora lavorato è stato di riconoscere alcuni principali progetti, 10, 12, 15 progetti che siano progetti strategici che raccontino in qualche modo il futuro della città. Quindi un affresco. Naturalmente il tema del bosco orbitale era uno dei temi fondamentali, cioè immaginare un modo con cui noi possiamo oggi pensare di cingere la città con un sistema verde che sia un sistema permeabile, ma che cambi il rapporto tra abitante e verde e anche tra abitanti e alberi. Abbiamo immaginato che questa struttura orbitale si ripetesse anche dentro la città, quindi che ci fossero due anelli pedonali ciclabili verdi all'interno del cuore di Tirana, e questo che cambiasse completamente anche il rapporto tra densità degli edifici e dimensione degli spazi verdi. Abbiamo lavorato moltissimo su indicazione del sindaco e del suo staff sugli spazi pubblici, e devo dire che dentro questa logica di creare alcune nuove centralità, di cui una è quella costituita da questa università, quindi questa università rappresenta uno dei poli, il centro di uno dei poli di sviluppo futuro della Tirana dei prossimi anni. Un altro tema straordinario è stato quello di lavorare sul policentrismo e immaginare anche che queste nuove centralità abbiano nella formazione un elemento fondamentale, le università e le scuole. L'idea di queste 20 nuove scuole, che siano spazi aperti al quartiere, che non siano semplicemente spazi attivi nelle ore scolastiche, ma che possano essere aperti tutte le ore del giorno, tutti i giorni dell'anno, non solo per studenti, insegnanti e genitori, ma anche per le associazioni, per quelle realtà di quartiere che hanno bisogno di uno spazio pubblico di riferimento. È un'idea bellissima ed è un'idea che abbiamo imparato a sviluppare da Tirana ed è un'idea che sarebbe bellissima poter portare a Milano, poter portare a Parigi, poter portare a Londra, poter portare nelle capitali europee. Poi c'è una grande sfida sull'agricoltura e sul tema dell'ambiente, delle grandi infrastrutture, come dire, che attraversano la città. Il piano è un piano che prevede naturalmente, come diceva il sindaco, un ridimensionamento della città basato su una
nuovo trend demografico che vede Tirana continuamente crescere, ed è un piano che, come vi dicevo, lavora moltissimo sul tema di alcuni progetti strategici e sull'idea di una metropoli caleidoscopica, cioè di una metropoli che accetta di avere al suo interno una grande varietà, perché se è vero che le città non sono fatte di abitazioni ma sono fatte di abitanti, è altrettanto vero che questa presenza fondamentale di una varietà di modi di abitare, di una varietà di culture, di una varietà di spazi, è proprio ciò che fa una città, che distingue una città da una condizione di anticittà, da una vera periferia. Brevemente, i 13 progetti. Il primo progetto è quello di un anello che cinga la città, che in qualche modo fissi un confine permeabile, un confine aperto, ma un confine verde, e che quindi in qualche modo proponga l'idea di una città che cresce al suo interno, per qualità e densità. La seconda idea è quella di immaginare alcune oasi, alcuni sistemi verdi che sono molto importanti per il futuro di Tirana, quindi spazi a parco, spazi anche a oasi, immaginando che Tirana accetti anche la sfida di una convivenza con le altre specie viventi, che è una delle grandi questioni, la biodiversità delle specie per il futuro di una metropoli come Tirana. Ci sono naturalmente due anelli verdi e pedonali all'interno del cuore della città, il tutto permette di moltiplicare per tre il numero di metri quadri per ciascun abitante all'interno di Tirana. E poi il grande tema del boulevard, dell'asse su cui il sindaco ha già parlato in modo chiaro. Noi crediamo moltissimo che questo potenziamento dell'asse sia la vera grande area di sviluppo del futuro di Tirana. Naturalmente questo asse è un asse che è stato immaginato e inventato un secolo fa da architetti italiani, ma è un asse che deve misurarsi con le nuove condizioni del territorio e con la sfida ambientale. Lo stesso vale per le grandi assi verdi e gli grandi assi, i sistemi d'acqua, perché Tirana è un territorio percorso fortemente dai sistemi d'acqua di grande importanza. Vale per il rapporto con i centri limitrofi, quindi col sistema dei centri agricoli, e qui c'è una grande sfida che è quella di recuperare un rapporto con l'agricoltura urbana, un'agricoltura che fornisce prodotti per i cittadini e che ha momenti di scambio, momenti di fruizione anche legati alla vita metropolitana. E poi dicevo, i cinque nuovi poli di sviluppo, uno è quello che si costituisce attorno a ridosso della sede in cui oggi noi siamo, e l'idea di queste nuove scuole che diventano una sorta di grande, come dire, sistema virale di miglioramento della qualità della vita e di creazione di spazi pubblici nuovi in un tessuto denso come quello di Tirana. L'altro tema fondamentale è stato quello della salvaguardia del patrimonio artistico. Tirana è davvero un museo della geopolitica del secolo scorso e della storia della geopolitica a cielo aperto, ma ha anche al suo interno delle zone di grande qualità urbanistica e architettonica che vanno preservate. L'agricoltura come risorsa fondamentale, soprattutto nella zona meridionale, e i trasporti pubblici. Il sindaco di Firenze, che conosce e che ha inventato, sviluppato una delle grandi modalità di trasporto pubblico innovativo, che è il tema della tranvia, cioè trasporti pubblici di superficie che quindi non impattano enormemente sui costi, che sono compatibili con la vita pubblica, la vita quotidiana, e che però hanno una grande efficienza. E io credo che l'esempio della tranvia di Firenze sia un esempio eccellente, Scandicci, porta stazione di Santa Maria Novella, che potrebbe essere uno dei modelli su cui si costituisce un sistema di trasporti pubblici che collega Tirana con l'aeroporto, ma che anche all'interno degli anelli principali verdi e pedonali consente una mobilità pubblica efficace ed efficiente. Naturalmente questo si lega a una sfida di cui il sindaco già parlava, cioè che è quella di una mobilità privata che venga in qualche modo controllata nel suo essere meno di impatto dal punto di vista ambientale, quindi la sfida di una mobilità basata su energie rinnovabili, sulle auto elettriche, sullo sharing, sull'economia dello sharing, che è un'altra, grande sfida su cui una città come Tirana può giocare delle carte oggi molto importanti. E infine la grande questione dell'accessibilità. Oggi in Europa uno dei grandi problemi è l'accessibilità, e quando parliamo di accessibilità non parliamo solo di una minoranza con dei problemi di fragilità dovuti a degli handicap fisici o mentali. Parliamo di 80 milioni di cittadini europei che, per condizioni legate anche semplicemente alla fascia di età, parliamo di bambini, parliamo di una popolazione anziana che è importante, oggi è una popolazione fragile che fatica ad accedere ai servizi che la città può offrire.
Allora, la sfida dell'accessibilità è una sfida che serve a tutti, che migliora la qualità di vita di tutti i cittadini ed è una sfida su cui abbiamo subito trovato nell'amministrazione, nel sindaco e nel suo team un grandissimo consenso ed è una delle sfide più importanti. Infine, la grande sfida delle energie rinnovabili, della possibilità di avere dei corridoi verdi che percorrano questa grande area metropolitana, la innervino producendo ossigeno, assorbendo anidride carbonica, assorbendo le polveri sottili del traffico, migliorando in generale la qualità della vita. Vi ringrazio moltissimo e spero presto di potervi rivedere. Grazie. Molte grazie davvero al professor Boeri. Prima di passare subito al tavolo rotondo, mi si permetta una battuta semischerzosa o semiseria, che è soprattutto rivolta al rettore magnifico di questa università. Se, come è auspicabile, la visione e il programma delineato dal professor Boeri è destinato, ovviamente sostenuto dai tempi della politica, a realizzarsi con questo orizzonte del 2030 e quindi Tirana a divenire, per adoperare l'espressione molto bella di Boeri, una metropoli caleidoscopica, ho l'impressione, caro rettore, che questa università, accanto ai corsi esistenti, debba anche programmare a breve un corso per operatori turistici, perché diventerà una città del turismo Tirana. Ecco, quindi credo che sia, è un invito semiserio, semischerzoso, ma era la conclusione che traevo dall'intervento di Boeri. Io passerei appunto alla tavola rotonda chiedendo al professor Mecca dell'Università di Firenze di tenere, che servirà poi da piattaforma per gli interventi dei due sindaci, il suo intervento. Grazie. Ringrazio tutti, ringrazio in modo particolare l'amministrazione, il sindaco di Tirana, la università, la nostra azione del Consiglio, con cui noi abbiamo iniziato una collaborazione alcuni anni fa, e una collaborazione che ha consentito di avviare un corso di architettura presso questa università, che è arrivato al secondo anno e che vuole essere un contributo nell'ambito proprio della cooperazione anche orizzontale, di cui prima l'ambasciatore richiamava l'intensità della collaborazione che esiste fra Italia e Albania, una amicizia e una, diciamo, una vicinanza che ha radici lontane, che ha avuto nella storia anche della città di Tirana molti episodi di collaborazione, di tracce, ma che riguarda poi spesso anche la vita di tutti noi. Io stesso un ottavo di sangue albanese, la mia bisnonna era albanese, ma questa è una condizione che riguarda e che, diciamo, è al fondo poi di questa facilità di cooperazione e di collaborazione fra Italia e Albania. Volevo fare alcune considerazioni di ordine generale che si innestano e diciamo seguono la linea che già il collega Boeri ha magistralmente sintetizzato in una proposta progettuale, perché poi le idee, le visioni devono trovare, diciamo, la concretezza per dare degli obiettivi e dare, diciamo, il senso del cambiamento e della trasformazione. Il problema della città è un problema che riguarda, di cui oggi parliamo per Tirana, ma in realtà sta diventando in questi anni la questione centrale di tutte le società e in Europa in particolare. Da parte della città è la più grande, probabilmente la più importante invenzione che l'umanità ha fatto nella sua storia. È un'invenzione che trova le tracce più di 10.000 anni fa, ma che ha costituito, è stata la marca dell'antropizzazione, della conquista e della relazione che l'uomo ha costruito con il pianeta, con la natura. E ha una storia lunga, e la città è il luogo che da sempre è stato il motore delle città. Spesso le città hanno avuto una storia, una vicenda e una forza che è andata oltre le nazioni, gli stati, i governi che di rango superiore. Spesso le città sono state capaci di essere esse stesse nazioni, capaci cioè di dialogare con altre parti del mondo direttamente. Questo per esempio è
credo che il sindaco lo possa condividere, il sindaco di Firenze è la storia di Firenze. Firenze ha avuto una storia come città che è andata oltre il governo, lo Stato, la configurazione nazionale in cui è stata inserita. E così tutte le grandi città hanno una forza e una, diciamo, una, e sono realmente il motore delle nostre società. È nelle città che sono avvenuti sempre gli avanzamenti, le invenzioni, è la locomotiva delle nostre comunità. E allora le città dobbiamo dare particolare attenzione. Quasi tutte le nostre città sono città storiche, hanno una storia, ed è comune sentire che quanto più noi percepiamo e riusciamo a godere questa storia, ovvero questa stratificazione di sensi, di segni, di cultura, di civiltà, quanto più la città riesce a dare risposte anche per il nostro futuro. Il problema molte volte è di comprendere il senso profondo dei luoghi, la loro storia, il senso che arriva dalla loro stratificazione e farlo diventare elemento da giocare come carta del futuro. Anche perché, come vi dicevo, non solo la discussione è forte, ma sempre più si percepisce che la competizione internazionale passa attraverso le città. E passa attraverso le città per quello che le città offrono a chi li abita e a chi le vuole abitare, perché la competizione diventa anche capacità di attrarre. E l'attrattività non è soltanto quantitativa, è sempre più una capacità di attrarre qualità, le intelligenze. Quanto più una città riesce ad essere attraente, attrattiva, quanto più questa città costruisce la forza per crescere ancora di più. E la competizione la stiamo misurando su questo, per cui credo che la scelta politica e direi anche la scelta professionale per il piano strategico, diciamo il piano di Tirana 2030, sia stata una scelta molto opportuna, perché è su questo che si gioca non solo il futuro di Tirana, ma probabilmente il futuro dell'Albania, perché proprio perché Tirana necessariamente, anche per le dimensioni, per le proporzioni, ma proprio per il senso che hanno le città, sarà il motore di questo Stato. Bene, che città abbiamo fatto nell'ultimo secolo? Abbiamo fatto una città di cui oggi non siamo così soddisfatti. Non l'ho detto esplicitamente, ma dalle parole di Stefano Boeri emergeva una critica profonda, radicale, alla città che abbiamo immaginato e praticato negli ultimi 100 anni, dalla fine della Prima Guerra Mondiale. L'architettura ha dato un grande contributo, ma è stata di servizio, ha un'idea di città che si permeava, si ricostruiva, dovendo gestire delle grandi migrazioni, perché le migrazioni che avvengono ora non sono così forti rispetto alle migrazioni che l'Europa ha conosciuto al suo interno nell'ultimo secolo. Migrazioni dalla campagna alla città, dalle campagne dell'Europa verso le città dell'Europa. L'Italia è stato un paese che per decenni, in questo secolo, fino agli anni 50-60, è stato un paese di migranti, che migravano verso le città del nord, verso i luoghi del nord. Ma non solo l'Italia, la Spagna, il Portogallo, altri paesi arrivati dopo, l'Albania ha avuto dopo questi processi migratori. Ne abbiamo conosciuto la sofferenza, ma ne abbiamo conosciuto anche l'apertura di opportunità che la migrazione poi ha dato. Però le città hanno dovuto accogliere una migrazione che era trainata dallo sviluppo dell'industria, della grande industria. Beh, questa grande industria non è il futuro dell'umanità, per cui le città non cresceranno per questo traino, ma quel sviluppo della città impetuoso che si è avuto nell'ultimo secolo era trainato da un'industria, e in qualche modo la risposta che abbiamo dato è stata una risposta molto povera. Abbiamo immaginato la città come se fosse, in analogia alla fabbrica, alla grande fabbrica. L'abbiamo specializzata, l'abbiamo divisa in reparti, in luoghi, in zone specializzate, però abbiamo scoperto progressivamente che questo consentiva di dare risposte veloci, ma ti stava facendo perdere il senso della città, il senso di vivere e di essere cittadini. Perché sì, gli standard miglioravano, chiaramente le abitazioni del secolo XIX erano molto più faticose, molto più difficili, meno salubri. Abbiamo guadagnato i metri quadri di verde, ma quel metro quadri di verde intesi come standard spesso hanno generato città che hanno perso il senso. E anche il rapporto con la natura che quei metri quadri di verde volevano costruire spesso è un rapporto privo di senso.
Sì, ci sono i prati, sono gli alberi, ma questi alberi e prati sono distanti, non fanno parte della nostra vita. E credo che le città debbano recuperare il senso profondo. Il sindaco Nardella lo sa perché credo domani mattina abbia la presentazione del piano strategico della città metropolitana, a cui come dipartimento abbiamo collaborato. E abbiamo sviluppato delle visioni non distanti, un linguaggio forse differente, ma la sostanza è la stessa che si sta sperimentando e praticando e progettando qui a Tirana. Abbiamo proposto, sono emersa dalla discussione e dall'elaborazione, tre visioni. La visione dell'accessibilità, che è la questione fondamentale perché la città vive, ha il senso di rendere più facile accedere a tante cose, alle relazioni, alle informazioni, ai servizi, alle opportunità, per cui c'è un problema profondo che la città deve garantire questa accessibilità. Ma c'è anche la questione dell'opportunità, perché oggi si va in una città perché la città offre delle opportunità di miglioramento della propria vita, che sia diretto di lavoro, che sia di studio, di formazione, ma è il luogo deve essere il luogo delle opportunità. Ma c'è un tema di fondo che riguarda proprio la qualità del vivere, della qualità del vivere quotidiano, che mi sembra che il piano che è stato presentato colga e sia un contributo importante proprio di sperimentare e immaginare quale può essere la città diversa dalla città che abbiamo costruito nel XX secolo. La questione del rapporto con la natura è una questione importante. Ricordo a tutti, ma penso non ce ne sia bisogno di ricordarlo, che c'è un'enciclica recente che ha proprio affrontato in maniera molto forte, molto determinata, molto anche innovativa, con un linguaggio che la Chiesa, il Papa in particolare, ha voluto adottare per parlare direttamente a tutti, non soltanto ai credenti, ma a tutti i cittadini, ponendo la questione centrale del rapporto con la natura. Io credo che questo sia l'elemento chiave per i prossimi anni, per l'idea di città. Abbiamo bisogno, come esseri umani, di recuperare una simbiosi con la natura complessiva, una compatibilità, e pertanto non un verde che è soltanto decorativo o è del tempo libero, ma è una natura che convive con noi. Abbiamo bisogno di sperimentare nuove forme di simbiosi. L'uso che noi facciamo oggi della natura è un uso molto povero, produttivo in qualche caso e di svago, mentre la natura è molto più ricca, la natura vegetale soprattutto, il mondo vegetale è molto più importante e condiziona in relazione alla nostra vita in modo molto più intenso di quanto noi dobbiamo immaginare, e possiamo sperimentare e immaginare proprio forme di convivenza con il pianeta e con tutti gli esseri viventi, che siano animali ma anche vegetali, in maniera diversa. E la città deve riuscire a costruire per ciascuno di noi questa esperienza, ma anche in forma collettiva ricostituire questa unità di vita degli uomini con il loro ambiente. Io credo che questi siano i temi che vedo che il piano, e ne ero sicuro conoscendo le capacità di Stefano Boeri e del suo gruppo, sono i temi che il piano strategico ha affrontato e sono i temi della sfida, della competizione delle città nei prossimi anni. Per cui queste riflessioni, che sono, diciamo così, anche banali, ma confermative dell'impianto che ci è stato presentato, io credo che possano essere una base di riflessione non solo per oggi, ma sono i temi su cui tutte le comunità dovranno confrontarsi e sviluppare la loro creatività, che sta sì in un piano che dà in qualche modo l'avvio, ma deve essere poi un processo corale, collettivo di creatività, a cui le università, e spero anche la scuola di architettura dell'Università della nostra Signora per il Consiglio, potrà dare un contributo. Grazie. Grazie professor Mecca. Riproviamo con la tecnologia, così intanto che parleranno i due sindaci italiani si potrà vedere. Quindi voi lavorate, io vado avanti così, grazie. Prima di dare la parola al sindaco di Firenze, riprenderei due belle immagini adoperate, credo, non casualmente o per corrispondenza di razionalità, dal professor Boeri e dal sindaco di Tirana. Il professor Boeri parlava di modi di pensare il futuro.
Ecco, un'operazione oggi talmente difficile da sembrare impossibile, però è necessaria ed è necessaria soprattutto in politica, perché se non pensiamo il futuro davvero ci rannicchiamo nel presente. E il sindaco di Tirana ha adoperato invece l'espressione molto bella di idee trasformanti, che è la funzione delle idee anche rispetto alla politica, credo, sindaco Nardella, no? Perché se la politica non è alimentata da idee, alla fine è poca cosa, e la funzione delle idee è appunto quella di trasformare e, nel limite del possibile, migliorare. Credo che le due immagini corrispondenti un po' possano funzionare da avvio dell'intervento del sindaco di Firenze, che è stato più volte appunto richiamato anche per l'importanza storica di Firenze, ma direi anche per tutto ciò che l'attuale sindaco cominciò a fare da vice sindaco, se ricordo bene, credo. Ecco. Dopo si convertì al Parlamento e si è riconvertito, almeno per ora, alla funzione difficilissima, ci ricordava, citando il mai citato Lyndon Johnson, no? Di sindaco. Prego. Grazie per questo invito. Si sente? Ecco, ora sì. Grazie per questo invito. Ringrazio in particolare l'amico professor Ornaghi, il professor Giardina, e ringrazio anche il collega Erion Vegliai per la calorosa ospitalità. Ci siamo conosciuti oggi, ma ho trovato in Erion grande entusiasmo, e lo stesso entusiasmo che metto io nella città, e credo che l'unico modo per affrontare questo difficile impegno che il sindaco è il lavoro più difficile che un politico possa fare sia proprio quello di viverlo con grande intraprendenza, con grande passione e dinamismo. E a proposito della battuta di Lyndon Johnson, infatti io mi sono riconvertito, perché sono stato eletto in Parlamento da vice sindaco, sono stato un anno in Parlamento, quando ho cominciato a vedere che non c'era niente da fare mi sono dimesso e mi sono candidato sindaco a Firenze, mi sembrava la cosa migliore. Non è bello per il Parlamento. E quindi credo che l'esperienza più bella che si possa fare oggi nella politica sia proprio quella del sindaco, perché ti tiene in relazione con i cittadini. Allora, il professor Ornaghi mi chiedeva del futuro, a proposito della battuta di Stefano Boeri. Le città sono destinate a guardare sempre al futuro, perché le città, come diceva Giorgio Lapira, è stato un grande sindaco di Firenze negli anni 50, le città esistono sempre, i regni passano ma le città esistono, e quando vengono distrutte si ricostruiscono. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, intere città distrutte, Berlino, Dresda, Renz, che si sono ricostruite, città con storie millenarie che sono state demolite e ricostruite. Aleppo oggi è il simbolo della città distrutta, ma una città che è riuscita a sopravvivere a rivoluzioni, distruzioni, guerre. Ho incontrato il sindaco di Beirut un mese fa, mi ha detto che Beirut è stata ricostruita 7 volte. Le città non muoiono mai, e la condizione per non morire mai è guardare sempre al futuro. Quindi vivere continuamente questa condizione di trasformazione. Io sono molto d'accordo con quello che è stato detto oggi sul fatto che le città in questa epoca, non solo in Europa ma nel mondo, sono tornate ad essere protagoniste. Io credo lo snodo di un nuovo umanesimo, utilizzo non a caso questo termine perché l'umanesimo è nato a Firenze. L'incontro tra la grande cultura cristiana e la scienza, la tecnologia, la creatività, l'umanesimo che ha dato all'umanità uomini e pensatori, da Leonardo da Vinci a Michelangelo, a Galileo Galilei, a Marsilio Ficini, a Niccolò Machiavelli, a Brunelleschi, tutti uomini che hanno pensato, vissuto, lavorato a Firenze. E oggi io credo che le città del mondo siano le protagoniste di un nuovo umanesimo. Un esempio di questa consapevolezza ce l'ha data proprio il Papa. Papa Francesco 2 anni fa a Roma ha organizzato un incontro con 70 sindaci provenienti da tutto il mondo sull'enciclica Laudato Si, che come sapete è un documento non solo religioso, ma io direi anche culturale, scientifico, etico, sul cambiamento climatico. Il Papa non ha invitato i ministri dell'ambiente, il Papa non ha invitato i capi di Stato e di Governo, il Papa non ha invitato grandi ingegneri,
Scienziati, il Papa ha invitato i sindaci del mondo, da Berlino a Parigi, a Washington, a New York, a Lima, a San Paolo do Brasil, ha invitato le città. Perché? Perché non c'è sfida globale che tu non possa perdere o vincere nelle città. Qualunque sfida, ditemene una. L'inquinamento, il cambiamento climatico? Puoi firmare tutti i protocolli che vuoi. Protocollo di Kyoto, protocollo di Parigi, COP21, COP22. Tu i protocolli li devi trasformare in qualcosa di concreto e lo fai nelle città, nel modo con cui tu cambi i stili di vita, la mobilità, il consumo energetico, lo spreco alimentare, le grandi sfide dell'immigrazione. Non è un caso che l'anno scorso, ancora una volta, con il Papa ci siamo visti con 100 sindaci di tutta Europa per parlare dell'immigrazione. Tu non puoi governare l'immigrazione con un pallottoliere, con una calcolatrice, indicando gli immigrati come dei numeri. 100 a questo paese, 50 ad un altro paese, 80 ad un altro paese. Tu devi costruire dei modelli di convivenza, di integrazione, di vivibilità moderni. E questo non puoi che farlo nelle città. Qualunque sfida, la sfida economica, la sfida sociale, la sfida dell'innovazione tecnologica, tu la giochi nelle città, nelle grandi città ma anche nelle medie città. Per questo io credo che oggi le città siano le protagoniste di un cambiamento epocale, del nuovo umanesimo, e puoi aprire le porte ad un nuovo umanesimo se tu riesci a imporre una visione moderna, sostenibile, di comunità, come dite voi, nelle nostre città di tutti i paesi. Questo vale anche per l'Italia, ce lo dicono i numeri. In Italia abbiamo 14 città metropolitane. Io sono il coordinatore di queste città. Ebbene, nelle città metropolitane si realizza l'80% dell'innovazione tecnologica. Università, centri di ricerca, vive il 40% della popolazione e si produce il 40% della ricchezza del paese. Ci sono città che non sono città metropolitane ma che sono altrettanto importanti e grandi, come ad esempio Verona, del mio amico collega che è qui. E quindi non solo le grandi città metropolitane ma anche le città, tra virgolette, medie, ma che sono in grado di sviluppare delle eccellenze in vari campi. Ebbene, i numeri ci dicono che in Italia, come in Europa e come anche in Albania, Erion mi raccontava che la crescita di Tirana è più del doppio della crescita media dell'Albania. Questi numeri ci fanno capire che le città sono delle porte sui paesi, sono i motori che guidano i sistemi regionali. Lo scontro tra città e ruralità è una grande bufala, si direbbe in italiano, non so se la nostra interprete come potrà tradurla in albanese, è una grande bugia, è un falso. La contrapposizione tra l'urbanizzazione e la campagna è un vecchio modello che oggi non ha più ragione d'essere, perché le città sono delle porte di attrazione, di creatività, investimenti, innovazione, che i cui benefici si riverberano su tutte le aree regionali circostanti. Tu in qualunque luogo hai bisogno di una porta d'ingresso. Qual è oggi la porta d'ingresso dei paesi, degli stati europei? Qual è oggi la porta d'ingresso dell'Albania? Sono le grandi città. Il punto è che la politica deve saper distribuire i benefici, le ricchezze che le città portano nei sistemi industriali moderni in tutti i settori delle regioni. E spendo due parole su Firenze. Firenze è una, come mi piace dire, the smallest global city in the world, la città più piccola globale del mondo, una città di 400.000 abitanti che ha 13 milioni di turisti, 67 università straniere oltre all'Università di Firenze e 126 multinazionali. È un patrimonio culturale impressionante, oltre a tante comunità di stranieri, tra cui anche la comunità albanese di 6.000 abitanti. Ho scoperto stamattina
numero ufficiale di albanesi residenti è 5.399. E questo credo che sia una sfida per la nostra città, ma la sfida è anzitutto quella di avere una identità. Per questo il titolo Essere città oggi credo che sia molto, molto centrato. Giorgio La Pira, il sindaco che ho già citato, nel 1954, nell'inaugurazione di un nuovo quartiere della città in periferia, disse: Firenze non è case, ma città. Noi non dobbiamo concepire le città come una somma di case, una somma di strade, come avete visto anche dal racconto di Boeri, ma dobbiamo concepirle come dei sistemi. E Leon Battista Alberti, un grande architetto del Rinascimento che voi conoscete, a proposito di Firenze, disse: la città è una grande casa per una grande famiglia. Quindi la città non è un insieme di case, la città è essa stessa, un'intera grande casa. E questa grande casa è destinata ad ospitare una grande famiglia. Qui c'è l'idea della comunità. Non esiste un'idea di città se io non ho prima un'idea di comunità. Comunità multiculturale, giovane, che guarda al futuro, intergenerazionale, che sa dialogare tra generazioni e tra culture. Una comunità aperta, accogliente, intraprendente, coraggiosa. Credo che sia questa la chiave di lettura di una città oggi vincente. E noi a Firenze abbiamo approvato 2 anni fa il primo regolamento urbanistico moderno sulla base di questa idea. Costruiamo prima, elaboriamo prima la idea di comunità che noi vogliamo e su questa costruiamo la città. E abbiamo puntato a 4 obiettivi. La qualità delle relazioni umane, la qualità della vita, la qualità dello sviluppo, ovvero uno sviluppo sostenibile, e la qualità appunto dell'accessibilità, come diceva il professor Mecca, cioè la libertà di muoversi. Il regolamento urbanistico che abbiamo approvato 2 anni fa ha richiesto più di 2 anni di lavoro, con la partecipazione dei cittadini, e ha come obiettivo concreto quello anzitutto della rigenerazione urbana, un punto sul quale si è fermato molto Arion a proposito di Tirana. Noi non abbiamo bisogno di consumare nuovo suolo, non ci serve, anzi abbiamo anche cementificato troppo. Noi abbiamo la sfida di riconvertire, riqualificare interi quartieri delle nostre città, fabbriche abbandonate, caserme militari nel centro e nelle periferie, vecchi uffici e anche palazzi o condomini o quartieri che sono stati costruiti con modelli economici e sociali che oggi non hanno più ragione di esistere. Quindi la sfida non è costruire nuovo, ma ricostruire, rigenerare. Ed è il cuore del nostro regolamento urbanistico, che punta a rigenerare 750.000 metri quadri di volumi, con un investimento complessivo di 1,5 miliardi di euro, capace di generare 10.000 posti di lavoro. Quindi la rigenerazione urbana è anche un volano economico, non è soltanto una scelta culturale o urbanistica. L'obiettivo della sostenibilità sta in che cosa? Appunto, nella capacità di intervallare gli spazi urbani con spazi verdi. Mi piace molto l'idea che il sindaco di Tirana, con il professor Boeri, ha scelto per Tirana, cioè questa verde orbitale che circonda la città ma che la attraversa. E sono stato molto felice di piantare un albero che viene dai vivaisti pistoiesi della nostra area metropolitana proprio qui a Tirana. Credo un simbolo e allo stesso tempo un piccolo gesto concreto. Dunque, la presenza di spazi verdi come spazi di libertà, di accessibilità e di comunità. Gli spazi pubblici oggi devono essere ripensati. Noi abbiamo vissuto nel boom economico l'idea della privatizzazione degli spazi pubblici. Oggi i cittadini devono riappropriarsi degli spazi pubblici. Devono cioè dare nuovo senso e nuova sostanza
all'uso degli spazi pubblici. Le piazze in questo senso possono ospitare eventi culturali, i mercati possono diventare delle piazze coperte e anche le grandi operazioni immobiliari oggi non hanno senso se non hanno dei volumi destinati agli usi pubblici. Nel nostro regolamento urbanistico, ad esempio, abbiamo previsto 40 metri quadri di costruito ad abitante per le dotazioni di servizi collettivi. Il grande boom immobiliare in Cina, e credo che Stefano lo possa confermare, rischia di entrare in crisi perché non riesce a dare qualità attraverso i servizi pubblici e la vita di comunità a grandi cattedrali costruite milioni e milioni di metri cubi. Questo ci dimostra che anche dal punto di vista economico la presenza di servizi collettivi nei quartieri sia importante. Spendo un'ultima parola sulle sfide che abbiamo davanti. Ho parlato di patrimonio, di rigenerazione, di sostenibilità. Io credo che in tutte le città la sfida più entusiasmante e anche più difficile sia quella dell'accessibilità e della libertà di movimento, i trasporti. Un giorno ho avuto un incontro con il sindaco di Bilbao. Sapete che il Bilbao è conosciuta nel mondo per il suo grande museo di arte contemporanea. Era una città industriale. Allora gli ho chiesto: qual è il segreto, caro sindaco, del successo di Bilbao? Ero sicuro che mi dicesse il museo di arte moderna, il Guggenheim. E invece mi ha detto il sistema tranviario metropolitano della città. Tu costruisci una città sulla base di come decidi di muovere i tuoi cittadini. Perché oggi la libertà di movimento è tutto, per il lavoro, per la famiglia, per il tempo libero, per tutto. Il modo con cui tu muovi i tuoi cittadini è il modo con cui tu costruisci una città. In Italia troppe volte, Stefano lo sai, ci siamo posti il problema di costruire le cose e poi di chiederci come raggiungerle. Facciamo un grande stadio, dopo averlo finito, oddio, come ce li portiamo i cittadini allo stadio? Costruiamo una grande università, magari in periferia, e poi mancano le strade, i parcheggi. Allora, mai dobbiamo pensare di costruire luoghi nuovi senza avere già chiaro come questi si integrano in un sistema di mobilità. Per questo a Firenze abbiamo scommesso molto sul sistema tranviario, un progetto da 1.700.000.000 di euro. Ha ragione Erion quando dice che costano molto i chilometri di trasporto su ferro, ma attenzione, questo investimento ha un grande beneficio nel futuro per le generazioni, perché noi da qui all'anno prossimo porteremo a Firenze sulle nostre linee tranviarie 37 milioni di passeggeri all'anno, con un abbattimento di 5.000 tonnellate di CO2 e con una riduzione di 3.000 veicoli privati ogni giorno. Questo significa investire guardando al futuro. È sicuramente un grande investimento, ma le generazioni future potranno pagarlo questo investimento, perché i benefici saranno certamente superiori. Questa è una grande sfida che ci aspetta, così io credo alla fine per tutte le città in Europa e anche nei paesi come l'Albania, che mi auguro possano entrare presto in Unione Europea, quella a cui ha accennato il professor Ornaghi, la sfida della rappresentatività. Cioè oggi noi abbiamo un grande gap, come direbbero gli inglesi. Le città sono decisive per lo sviluppo dell'umanità, ma non hanno rappresentanza globale. Non c'è una nostra rappresentatività. Possibile che dobbiamo parlare solo con il Papa dei problemi globali? Perché il Presidente della Commissione europea non ha mai chiamato i sindaci delle città europee a parlare di queste sfide? Perché i sindaci non vengono chiamati nei parlamenti nazionali, nel Parlamento europeo, su queste sfide? Perché non viene chiesto ai sindaci che modello di sviluppo nazionale e globale si può dare? C'è un grande delta di rappresentatività delle città in proporzione al ruolo che oggettivamente hanno nella vita dei cittadini. E credo che questo messaggio provenga proprio dai cittadini. Non è un caso che in Italia, ma è successo anche in Albania, grandi leader nazionali sono stati prima sindaci, perché portano una esperienza
che è l'esperienza che nasce dalla relazione umana e dalla concretezza. E vorrei ringraziarvi per questa opportunità e chiudere con un breve video. No, non c'è. Allora non chiudiamo con il video. Ho parlato anche troppo. Avevamo un video per raccontare la città su alcuni aspetti di innovazione, magari se ci sarà spazio per un secondo intervento lo dirò. Però grazie, io credo che questi incontri siano molto utili, non siano solo di facciata, di immagine, caro professor Ornaghi, ma siano incontri di lavoro, e oggi mi fa piacere che vi siano tre sindaci a questo tavolo che possano condividere progetti e anche visioni insieme. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie davvero al sindaco di Firenze, poi tre sindaci, tutti e tre bravi, che già costituiscono una forma di rappresentanza più forte che non quella singola, insomma, facendola crescere, no? Era il tema davvero importante, sì, davvero importante. La parola al sindaco di Verona, prego, dottor Tosi. Allora, buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Io ringrazio prima di tutto l'Università Cattolica che ci ospita, mi complimento anche per la struttura elegante, ordinata, quindi i valori ispiratrici evidentemente poi sono anche messi in pratica. Saluto tutte le autorità presenti, l'ambasciatore, le autorità politiche albanesi, le autorità religiose e ovviamente un saluto ai colleghi e ai relatori di questo tavolo. Sono tornato volentieri oggi a Tirana per quella che è anche la collaborazione, oltre alla naturale vicinanza fra il popolo italiano e il popolo albanese, perché qui a Tirana ti senti veramente in Italia, ma anche appunto per la collaborazione che è in atto da tempo tra la città di Verona e la città di Tirana, favorita anche dal governo di Edi Rama. Collaborazione che si sta, diciamo, è già in corso sul ramo dell'ambiente, come ha ricordato prima il collega Erion, ovvero sia la nostra azienda per l'ambiente, azienda totalmente pubblica, sta collaborando con la città di Tirana per implementare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come si sta anche ragionando sul trasporto pubblico, sulla possibilità di collaborare sul trasporto pubblico. Anche lì abbiamo un'azienda di trasporto pubblico a Verona che è una delle pochissime aziende di trasporto pubblico che fanno utili in Italia, perché sul trasporto pubblico fare utili è oggettivamente complicato. E quindi appunto ben volentieri abbiamo condiviso questa esperienza con la città di Tirana, perché il trasporto pubblico, come anche l'ambiente, ma è stato ricordato nel corso del dibattito, sono due aspetti fondamentali della crescita culturale di una comunità, perché evidentemente è un passaggio culturale anche quanto e come smaltire e trattare i rifiuti, così come il trasporto pubblico, implementare il trasporto pubblico, efficientare il trasporto pubblico è un passaggio culturale, ma è un passaggio di qualità della vita di una comunità, e sono tutti due elementi fondamentali di sostenibilità. Perché? Perché un sistema sia sostenibile deve riuscire a raccogliere, gestire e smaltire in maniera corretta quelli che sono i rifiuti, a curare l'ambiente e a ridurre il trasporto privato a favore di quello pubblico, proprio per un fatto di sostenibilità ambientale. Qui a Tirana, come in Albania, è chiaro che c'è un gap rispetto all'Italia, rispetto all'Europa, che è uno svantaggio da una parte, ma può essere, come è, una straordinaria potenzialità dall'altra, perché è chiaro che l'Albania nei decenni passati, lo sapete ovviamente voi meglio di me, ha vissuto una stagione politica buia dal punto di vista della democrazia, ma anche dal punto di vista dello sviluppo e della crescita economica. Però questa oggi è una grande opportunità, perché in questo momento trasformare le città, far crescere le città, è più facile, con delle potenzialità enormi rispetto al passato. Perché nel passato, anche in Europa, anche in Italia, le città sono cresciute, fra l'altro talvolta in maniera disordinata e lentamente e progressivamente nel tempo. Mentre invece adesso siamo in un'epoca dove la tecnologia, il progresso e anche evidentemente la ricchezza
danno la possibilità di trasformazioni urbanistiche molto più rapide, molto più importanti e impattanti in maniera positiva. Basti pensare alla lontana ma ormai vicina Cina, come è riuscita a trasformarsi in qualche decennio, 20 anni forse meno. È stata una trasformazione straordinaria che deve essere gestita con intelligenza e con cautela, ma una trasformazione che normalmente in altre realtà, in altri tempi, sarebbero durate secoli. E quindi per questo dico, ma lo si vede da come sta crescendo Tirana, c'è una possibilità, una potenzialità di crescita urbanistica, civile, sociale ed economica straordinaria. E dicevo, e venendo a Tirana nel tempo, perché appunto ho avuto la fortuna di venire più volte negli ultimi anni, vedi che sta cogliendo questa opportunità, sta trasformandosi e crescendo economicamente in maniera da portarsi al passo con l'Europa e quindi essere un paese europeo a tutti gli effetti. Io do qualche dato su Verona per poi appunto rapportare con Tirana, perché evidentemente quello che sta facendo anche Firenze, ma che appunto è una sfida che coglie anche Tirana, è quello non tanto e non solo di nuove edificazioni, ma di trasformare l'esistente, in Italia in particolare. In Italia in particolare perché noi siamo un paese a quasi decrescita demografica, nel senso che la popolazione non aumenta, e questo è un dato drammatico, il fatto che si fermi la popolazione. E se non ci fosse stato il fenomeno migratorio saremmo potentemente in decrescita, perché io vi do il dato di Verona. Verona è una città con 256.000 abitanti, noi riusciamo a mantenere il numero degli abitanti, che in Italia è già un fatto notevole, perché appunto molte città stanno andando potentemente all'indietro, e su 256.000 abitanti ci sono 40.000 stranieri residenti, quindi una parte significativa, il 15% della popolazione, e ce ne sono alcune migliaia, diverse migliaia, che erano stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Quindi in realtà vuol dire che circa 50.000 persone non erano veronesi, non erano italiane, e mantengono la città su quegli standard demografici di cui stiamo parlando. E quindi oggi quello che è la sfida in Italia è quello di rendere le città competitive e attrattive da un punto di vista della qualità della vita. E quindi la trasformazione urbanistica, che consiste principalmente, come è stato ricordato anche dal collega Dario Nardella di Firenze, nel trasformare e recuperare edifici dismessi che possono essere ex caserme, che possono essere, come nel caso di Verona, edifici di epoca austro-ungarica, quindi diciamo del 1860 e dintorni, 1850-1860, che sono stati dismessi nel tempo e che adesso vengono recuperati, che vengono recuperati con, perché in Italia oggi si fa così, non si potrebbe fare diversamente, con delle collaborazioni fra il pubblico e il privato, perché gli enti locali non hanno le risorse per poterlo fare da soli, con delle collaborazioni fra il pubblico e il privato, con il privato che investe, recupera tutto lo spazio, una parte lo gestisce e ricava gli utili per l'investimento e una parte lo restituisce al pubblico con funzioni di utilità pubblica. Oppure complessi industriali, che anche quelli sono dismessi e ci sono in tutte le città d'Italia, nelle periferie ma anche in centro. Complessi industriali anche di grandi dimensioni, dismessi spesso da decenni, che possono essere recuperati e trasformati. Noi abbiamo una riconversione urbanistica che verrà inaugurata esattamente il 30 di marzo, quindi fra 2 settimane, è un ex edificio, un complesso industriale su 100.000 metri quadri vicino alla Fiera di Verona, che è diventato un grande centro commerciale con un grande parco, perché ovviamente bisogna coniugare la parte edilizia e lo sviluppo edilizio a quello appunto che sono i servizi alla comunità, quindi anche il parco e i servizi sportivi, e la zona sud della città, appunto quella vicino alla Fiera di Verona, si sta completamente trasformando, perché quella era la zona produttiva della città, perché appunto le città in Italia si sono sviluppate in questa maniera. E quindi c'erano e ci sono dei complessi industriali, dei complessi produttivi vicino al centro che pian piano vengono dismessi e vengono giustamente portati all'esterno della città, a quello che oggi è l'esterno della città. E quindi l'autostrada diventa una specie di barriera naturale, tutto quello che è attività produttiva si cerca di portarlo al di sotto, al di fuori dell'autostrada, lasciando all'interno della cinta dell'autostrada quello che invece è la città, i servizi, il commercio, la cultura, lo sport, gli spazi per le comunità.
Anche noi abbiamo investito appunto sulla mobilità, perché è una sfida obbligatoria. Abbiamo realizzato alcune migliaia di posti auto interrati attaccati al centro, proprio sulla cintura del centro storico, e siamo partiti con il cantiere per il filobus. Noi abbiamo optato non per la tranvia ma per il filobus, per una scelta sia economica, perché è chiaro che la tranvia anziché la metropolitana costano molto di più, ma anche per la velocità di poterla realizzare, perché considerate che l'Italia come burocrazia, ecco, voi avete un sistema burocratico meno inefficiente di quello italiano. Quello italiano credo sia il record europeo di inefficienza. Il processo del il percorso del filobus inizia a Verona nel 1992 e siamo partiti con i cantieri l'anno scorso. Questo per dare l'idea di come le cose vanno in Italia. E quindi è importante che le città, e questo appunto colgo la proposta e l'idea del collega di Firenze, che le città siano protagoniste nel fare proposta e nel far capire come deve cambiare il governo di un paese, come sta avvenendo in Italia, perché all'interno dell'attuale compagine di governo ci sono anche parecchi ex sindaci e ex amministratori locali, perché appunto il sindaco ha la misura di quanto e come bisogna cambiare le regole. Noi abbiamo negli anni reso efficiente il comune di Verona, noi abbiamo oggi il 100% di quello che in Italia è lo sportello unico attività produttive, quindi quello che è l'interfaccia fra il comune e la città. Quindi tutte le pratiche edilizie, urbanistiche, commerciali, tutto quello che sono le proposte, le richieste, oggi nel Comune di Verona sono il 100% informatizzate. Cioè il professionista non va più allo sportello con un pezzo di carta, fa tutto attraverso la rete. E in rete trova le mappe, le norme, tutto quello che serve per poter fare queste richieste. E noi oggi rilasciamo mediamente un permesso di costruire in 71 giorni, che per l'Italia è un tempo quasi record. E questo ha portato appunto alla trasformazione urbanistica, soprattutto della zona sud della città, ma anche del centro, perché se tu sei veloce a dare risposte all'imprenditore che vuole investire, l'investitore investe da te anziché altrove, perché appunto ottiene velocità di risposta. E questa è una sfida che appunto rende competitive le città l'una con l'altra, proprio nel cercare di essere più efficienti, più efficaci e meno costose in termini di servizi erogati rispetto anche alla tassazione locale. C'è un sito, che è il sito Open Polis, che è un sito dello Stato, del governo, che misura l'efficienza dei comuni. Verona è il quinto capoluogo all'interno di questa classifica, ovvero sia quanto chiede di tassa ai suoi cittadini e quanto eroga in termini di servizi. E quindi ecco, questa è la sfida sulla quale devono oggi muoversi le città in Italia e in Europa. Quindi nel cercare di aumentare la qualità della vita, il punto non è aumentare gli abitanti, perché appunto è già tanto ottenere quelli che oggi ci sono, ma aumentare la qualità della vita, perché se tu aumenti la qualità della vita della tua città diventi attrattivo, e diventi attrattivo anche per la parte magari forse che ha delle dimensioni, delle capacità economiche più importanti della comunità, perché una città con un'alta qualità della vita attira professionalità, attira figure che anche appunto poi arricchiscono la comunità locale. E quindi credo che il dato che dava prima Erion rispetto a Tirana, ossia una crescita di 20.000 abitanti all'anno, è un dato estremamente positivo, perché vuol dire che Tirana è attrattiva, perché una città che ha numeri di questo tipo vuol dire garantirsi sviluppo, perché 20.000 abitanti in più all'anno vuol dire sviluppo e ricchezza che arrivano su Tirana, garantire crescita economica della comunità, e vuol dire appunto, come ha spiegato prima il professor Boeri, una qualità urbanistica, una qualità urbana che può innalzarsi. E chiudo tornando a quello che dicevo prima, che quel gap che paga Tirana, che ha pagato l'Albania per i decenni passati, oggi sta diventando, e davvero lo si respira venendo qua nel tempo, sta diventando una straordinaria opportunità di trasformazione positiva della vostra città. Molte grazie al sindaco Flavio Tosi. Sindaco Maia, alla parte davvero di chiusura di questo nostro incontro, chiedo se il professor Boeri ha qualche osservazione da formulare in margine a quel che si è detto, come ritieni, Stefano? Poi facciamo chiudere al sindaco di Tirana.
No, io dico solo che ieri ero con il sindaco di Nanchino, che era a Milano. Nanchino è una città di 12 milioni di persone, una delle grandi città cinesi, e lui diceva esattamente le stesse parole che ho sentito oggi, cioè dell'importanza oggi di una politica che si misura con i cittadini di accettare le grandi sfide del futuro, della grande questione ambientale, che per loro è una questione gravissima, perché la Cina ha costruito megalopoli. Immaginate, intorno a Pechino c'è una megalopoli di 100 milioni di persone oggi, 100 milioni di persone, dove non ci sono servizi, dove non c'è quella capacità di costruire un rapporto tra verde, spazi pubblici e abitanti come quelli di cui state parlando. E la Cina oggi guarda con grande attenzione all'Europa, guarda con grande attenzione alle nostre città, e credo che l'esempio di Tirana, l'esempio di Firenze, l'esempio di Verona siano degli esempi molto importanti anche per paesi così lontani. Grazie. Sono sindaco degli altri. Se vuoi, no. Sono sindaco, dicevo, ha detto tutto. Allora io, cioè, rinnovando il grazie a tutti davvero coloro che sono seduti a questo tavolo, e grazie a voi che avete ascoltato con grande attenzione, e un grazie anche perché siete riusciti soprattutto a vedere sullo schermo quel che sarà la Tirana fra pochi anni. Allora davvero pregherei il rettore magnifico professor Giardina di chiudere con le sue considerazioni questa giornata, che spero utile per tutti voi davvero. Ma io ho iniziato dicendo grazie a tutti, perché mi aspettavo una cosa molto interessante e stimolante. A questo punto il mio ringraziamento è doppio, perché ho sempre pensato, avendo ormai una certa età, che si comincia a invecchiare quando non si è più capaci di imparare. Allora io vi do un grazie veramente sincero, perché ho imparato tantissimo. Quindi ma è la verità, ho imparato veramente tanto, quindi un grazie profondo. Mi hanno colpito tante cose, è molto difficile dare sinteticamente il quadro delle tante idee, dei tanti stimoli che abbiamo avuto stamattina. Però qualche cosa la voglio sottolineare. Mi ha colpito molto il sindaco di Tirana quando ha parlato della interazione fra città. Dice, ma è quella che conta, perché è più attiva, più rapida, più efficiente. Quindi interazioni fra città anche di nazioni diverse, che però ovviamente, vista la loro rapidità, la loro efficienza, si riverberano poi nel rapporto fra le nazioni, fra i popoli. È un punto molto interessante che va, guarda caso, d'accordo con quanto ha detto il sindaco Nardella, dicendo, ma insomma, è la città, sono le città che dovrebbero in qualche modo essere sentite anche nei rapporti fra i popoli. Poi non dobbiamo dimenticare che la città è fatta di persone, questo è emerso chiaramente anche da quanto ha espresso il professor Boeri, no? Ha toccato il lato umano della visione. Fatta da persone, quindi da interazioni fra persone. E la persona dipende dall'interazione che ha con l'ambiente. Scusatemi, io per deformazione professionale lo dico. Si sa, lo sanno molti, è forse una cosa ovvia, ma mi piace ridirla però. Un'ape, qualsiasi ape, può diventare ape regina. Deve fare solo una cosa: deve mangiare il nettare giusto, deve mangiare la pappa reale.
Se mangia la pappa reale, da ape comune diventa ape regina. Che voglio dire con questo? Voglio dire che noi, se riusciamo a creare il giusto ambiente, possiamo fare in modo che ciascun individuo sviluppi le potenzialità più positive, più giuste. E allora non è soltanto un business, non è soltanto, è la qualità della vita, è importante, perché si riflette nei rapporti fra quartiere e quartiere. Se noi trattiamo la città come una cellula, allora il quartiere che cos'è? È una struttura subcellulare, è lì però è l'interazione fra i quartieri che fa poi la città, la quale a sua volta può interagire con altre città. Quindi è una cosa bellissima, si gioca tutto sulle interazioni, come in qualsiasi attività umana. Poi l'altra cosa molto bella che mi ha colpito, non pretendo di dirvi tutto quello che mi ha passato questa mattinata, anche perché prenderei troppo tempo. La città caleidoscopica. Questo mi ha riportato all'infanzia, professor Boeri, che il caleidoscopio io ce l'avevo quando ero bambino, ed era bello, perché ruotavi questo cilindro e cambiava la visione che tu avevi. Città caleidoscopio è bellissimo, mi piacerebbe, ecco, sottolineare il fatto che una delle caratteristiche, che probabilmente è stata già pensata, verificata e studiata, è la flessibilità, perché se io ruoto leggermente il cilindro cambia la visione, ma l'armonia che c'è fra i vari colori, fra le varie cose, rimane. Allora, nella città caleidoscopio dovrebbe essere anche prevista un certo grado di flessibilità, affinché venga mantenuta la caratteristica caleidoscopica, ma diciamo si dia l'opportunità di cambiamenti. Quindi lo snodo di un nuovo umanesimo, ha detto il sindaco Nardella, ma lo ha anche detto con altre parole il sindaco Tosi, cioè veramente la città che deve in qualche modo diventare quello che era la piazza, anticamente la piazza di un piccolo borgo, cioè la vita si svolgeva tutta in una piazza. Oggi naturalmente le città sono più grandi, ma la città stessa, nelle sue varie piazze, nei suoi vari spazi, nelle sue cose, deve diventare che cosa? L'occasione di scambi, di dialogo, di divertimento, ma anche di scambi culturali, di approfondimento, di conoscenza, di condivisione, di comprensione l'uno dell'altro, che è un po' quello che avviene, io credo, in questa università. Noi siamo orgogliosi che in questa università, in virtù del fatto che poi noi siamo una università che rilascia anche diplomi congiunti con università italiane, qui è il posto in cui si incontrano studenti di nazionalità diverse, professori di nazionalità diverse, professori della stessa nazionalità che mai si sarebbero incontrati se non avessero l'occasione di insegnare qui. Quindi questo è un fatto importante. L'altra cosa che mi preme sottolineare, perché nelle interazioni fra città che dicevano prima mi è venuto in mente, io sono stato, perché invitato, e ringrazio l'ambasciatore, l'ambasciata che aveva diciamo un po' guidato questa occasione, sono stato invitato a partecipare alla presentazione di una nuova associazione, ma questo recentissimamente, un'associazione fatta da albanesi che si sono laureati in Italia. Hanno sentito il bisogno di creare questa associazione. Beh, io sono rimasto commosso, ma veramente commosso, perché negli interventi che hanno fatto
questi giovani, si sentiva un amore, una anche nostalgia per certi versi, una ammirazione per le città dove avevano passato il loro corso di laurea, che era commovente. Ed era la città che gliel'aveva trasmesso, sindaci, perché evidentemente avevano trovato il giusto ambiente, il giusto territorio. E allora, se si sente la necessità di costruire un'associazione che ha come denominatore comune la laurea in Italia, dovunque essa sia stata presa, vuol dire che un seme importante è stato gettato e che deve essere sfruttato da entrambe le nazioni. È un'occasione unica quella di mescolare i giovani che sono il nostro futuro. Ma io questo lo vedo, l'ho visto in questi 2 anni e qualcosa che sono qui. Ho incontrato persone veramente fantastiche, giovani, motivati. Il sindaco è un'espressione di questo. Re Distino, vice ministro dell'istruzione, che ci onora della sua presenza, è un'altra di queste persone. Sono giovani, entusiasti. Quello che si sente e si palpa è l'entusiasmo e la passione per il lavoro che fanno. E questo per me è il regalo più grande che ho avuto da questa esperienza fino adesso. Grazie. Molte grazie davvero al professor Giardina, rinnovo il grazie a tutti voi per l'attenzione e, confidando che la ricetta che professor Giardina ci ha consegnato, cioè continuando a imparare si rallenta il processo di invecchiamento, e confidando nel benvolere del Padre Eterno anche, ci diamo appuntamento per il seguito di questo convegno il 2030. Grazie.